Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Ci troviamo davanti alla discoteca Zazà di Palermo, dove tra pochi minuti comincerà il Cosplay Contest Night, una festa rigorosamente in maschera per tutti gli appassionati di cartoni animati, manga giapponesi e videogame. Siamo con Michele, l'amministratore di Cosplay in Palermo. Allora, chiediamo a Michele, cos'è Cosplay? Allora, intanto sono uno dei quattro amministratori, gli altri sono i miei colleghi che vedete sul palco e sono Aura Nuccio, Alessio Mannino e Simone Lentini e ci dividiamo, diciamo, la serata in questo modo. Cos'è il cosplay? Innanzitutto il cosplay è divertimento puro. Significa farsi il proprio costume, crearsi le armi e anche impersonare il proprio personaggio preferito nell'immenso immaginario audiovisivo giapponese, ma anche occidentale, come telefilm, film, videogiochi e quant'altro, fumetti, manga, insomma non c'è limite alla fantasia. Ci puoi descrivere in pochi secondi l'identikit di un perfetto cosplayer? Allora, un perfetto cosplayer deve avere assolutamente la passione. Quel fuoco che ti spinge ad andare a cercare i migliori materiali e anche a lavorarli e a metterci proprio passione e cura nel farli e nel rifinirli, soprattutto per un tuo piacere personale, non soltanto per venire a concorrere alle gare. Palermo in cosplay ormai è una realtà da diverso tempo. Quali sono gli appuntamenti fissi all'anno? Allora, i nostri appuntamenti fissi sono assolutamente Halloween, che cade intorno al 30-31 ottobre, poi dipende, noi ogni volta diamo sempre informazioni tempestive sulle nostre feste, e Carnevale, e poi una novità dall'anno scorso ma che sarà un appuntamento fisso annuale, la fiera estiva del cosplay, l'unica, la prima di Palermo, Cosplaydia. Perfetto, l'ultima domanda, volevo chiederti, siete riusciti ad interagire con Palermo e far appassionare Palermo, che è una difficile piazza per tutto quello che viene da fuori, ma come ci siete riusciti? La risposta è sempre quella, con passione, anche perché Palermo era una città che chiedeva questi eventi, chiedeva queste manifestazioni, i ragazzi si divertono, non vedono l'ora di venire qua a mostrare il frutto del proprio lavoro, il frutto della propria passione e magari vincere anche qualche premio. Grazie. Dal capolavoro di James Cameron, che sta facendo record di incassi al cinema, direttamente a Cosplay in Palermo, parliamo con Gabriella. Ciao a tutti! Allora, chiediamo a Gabriella come mai ti è venuto in mente di mascherarti dal personaggio di Avatar, ti ha appassionato così tanto? Sì, sì, mi sono piaciute molto le creature Avatar e ho pensato di farne un costume. Quanto tempo hai perso per il trucco? Beh, in bagno 2 ore di trucco sicuro. Addirittura 2 ore di trucco? Sì. Per il resto comunque molta fantasia e molta voglia di divertirsi. Sì, tanta, tanta. Grazie Gabriella. Prego. Adesso siamo con Alessandro, sinceramente ho un po' di timore perché quello che riporta la scritta qua del cartello sinceramente un po' mi preoccupa. Posso stare tranquillo? Non credo! Ecco appunto, proprio questo dicevo. Ma chi rappresenti esattamente? Ma diciamo che sono scappato da un manicomio! Ecco, appunto siamo con una persona tranquillissima e molto normale. Ma speri di vincere qualche premio? No, sono qua solo per divertirmi e partecipare! Potrei uccidere qualcuno! Perfetto, lasciamo il nostro caro Alessandro alle cure del caso e gli auguriamo una buona serata. È la prima volta che partecipa ad una di queste feste. No, questa è già la terza volta che ho il piacere di partecipare
alle gare di cosplay organizzate dal gruppo di Palermo in cosplay. Il personaggio che porto è Actarus, pilota di UFO-Robo Goldrake, che è il personaggio che più mi sta a cuore e lo porto sempre con grande piacere e onore, perché è il cartone animato che ha dato il via al boom dei cartoni giapponesi in Italia, perciò per me è un grande onore continuare a portare sempre questo costume. Perfetto, grazie Pietro e buon divertimento. Ci troviamo con Lelio e Donato, che adesso ci descriveranno le loro maschere, questa volta un po' più particolari. Beh, io sinceramente volevo fare una nuova edizione di The Punisher, il conosciutissimo killer del film che è andato parecchie volte in televisione, ormai abbastanza vecchio. Ho fatto una versione trash per fare vedere che noi il pane in Sicilia lo facciamo bene. Non è esattamente questo caso, però ci proverò. Quindi vorresti aggiudicarti il premio trash, a quanto ho capito? Il premio trash penso che sarà mio o di qualcun altro. Abbiamo papponi in giro che potrebbero aggiudicarsi. E vediamo invece Donato. Il mio costume viene da un gioco, Kingdom Hearts 2. Rappresento un membro dell'organizzazione 13, il gruppo di nemici all'interno del gioco. Il vestito l'abbiamo fatto interamente noi, con il mio gruppo, che ci sono altri membri del mio gruppo. E l'arma l'ho fatta tutta quanta io in legno. Ci è voluto un po' di lavoro, però. Quindi un lavoro molto artigianale. Sì, è tutto artigianale. Quanto hai impiegato per confezionare questa maschera? Allora, fondamentalmente come tempo di lavoro una settimana o due, però lavorando spesso. Questa qua, per realizzarla completamente, ci ho impiegato quasi 2 settimane per il colore, tutto il colore, stuccare, insomma, fare tutti quanti le rifiniture. Per il costume invece abbiamo impiegato un po' di meno, perché abbiamo lavorato tutti insieme, abbiamo comprato la pelle, ce la siamo tagliata noi e l'abbiamo cucita noi. Le cerniere le abbiamo dovute comprare da internet, perché purtroppo non si trovano in Italia, però alla fine è venuto questo. Allora ragazzi, buon divertimento a entrambi. Grazie. Ci troviamo con due bellissime ragazze, due bellissime maschere. Sono Gisella e Claudia. Cosa rappresentate? Io sono un personaggio di The Grey Man, una arma che viene evocata da un esorcista. Ah, perfetto. E tu? La cattiva finale di Sailor Moon, Sailor Galaxia. È la prima volta che partecipate a un cosplay contest night? No, per me questa è la seconda volta che vengo al carnevale, ma ci sono anche altri eventi che vengono fatti durante l'anno, sia qua in Sicilia, dai ragazzi di Palermo in cosplay, di cui noi facciamo parte, e sia anche a livello nazionale, a Roma, Lucca, Milano, eccetera, eccetera. E per te, Gisella? È la prima volta che partecipi? Una volta, però per carnevale sì. Grazie mille, buon divertimento. Siamo qui con un gruppo di 19 ragazzi, forse anche più, ho perso il conto, che rappresentano tutti i vari personaggi Marvel. Siccome sono tanti, conviene che si presentano loro, chiediamo il nome e il personaggio. Walter La Cosa, dei Fantastici 4. Sono Leandro e faccio Wolverine, versione classica. Sono Johnny e sono Capitano America. Occhio di Falco, Luca Passafiume. Vincenzo, Ghost Rider. Fabrizio, Gambit degli X-Men. Valentina e sono Electra. Paola e sono Rogue. Aurora, la donna invisibile. Cristina Mancuso, Arachne. Gianni la Barbera, sono Iron Spider-Man. Stefania, sono Miss Marvel. Valentina e sono la Vedova Nera. Sergio e sono The Punisher. Paolo e sono Nightcrawler. E questi sono tutti i personaggi della Marvel al completo.